Bene, nello scorso video ho conquistato la mia terza locator card battendo Esper Roba per ben tre volte, se contiamo anche i deck dei fratelli, ma non importa. Invece nel video di oggi vorrei andare ad affrontare Bakura e poi prendere magari anche la quarta locator card. Quindi andiamo alla galleria e abbiamo Bakura. Parliamo con lui. Lasciami provare il mio piano di gioco, subitissimo, vai. Usa come ante e let's go. Ho fatto qualche duello extra. Wow, gioca con le carte trappola lui, grandissimo. Ho fatto qualche duello extra perché mi serviva ad aumentare la capienza del deck per giocare carte sempre più forti. E le vedremo forse in questo video, se riesco ad andare all'acquario, perché non è proprio facile aprire tutte quante le aree, devi sfidare vari personaggi. E sono iniziati ad apparire anche i Rare Hunters. Se non sapete chi sono i Rare Hunters, nell'anime e anche nel manga erano cacciatori di carte rare inviati da, in teoria, Marik, che vedremo più avanti nella serie, ma è cattivo di questo arco narrativo, in poche parole. Ormai i tempi di Pegasus e di Kaiba sono maturi e quindi sono anche appassiti. Bene, intanto qua io sto vincendo in scioltezza. Purtroppo i nemici mettono carte trappola, ma qui le carte trappola si attivano da sole e secondo il loro effetto. Direi che questo è l'ultimo turno, allora contro Bakura. Non era un duello importante, ma mi sembrava giusto farlo. Almeno ci aumentiamo anche la capienza del deck. Sì, magari di 5, esatto. Eh sì, questi duelli meno importanti. Il segreto del ritratto. Ah, bella questa. Fortina! Però non ho il livello alto per usarla. Beh, ha molto attacco e molta difesa. Ah, mi sa che devo prepararmi meglio. Dopotutto tu hai già vinto molti duelli. Questo è vero. Io devo studiare meglio il mio deck e studierlo meglio. Che ti devo dire? Ora tocca il duello contro Rex. Perché se non sconfiggo lui, che è l'ultimo duellante da sconfiggere in questa zona, non posso andare avanti. Quindi affrontiamolo. Sì, tu sembri un tipo in gamba. Duelliamo con gli Locator Cards in palio. Io mi batto solo se la posta in gioco è alta. Non aspettarti sporchi trucchi da me, capito? È proprio quello che mi aspetto invece. Ora che ci penso però? Underwood dove è andato? Non c'è qui? Magari più avanti. Oh, ecco, la casa del nastro adesivo. Coperto, ovviamente. Lancia di mente e ci prendiamo gli schiaffi. Bene. Haniwa. Tomosaurus, bello. Sono carte... Ah, mi servirebbe un attributo vento, ma non fa niente. Il vento batte l'attributo terra, ma non importa, sono comunque l'attacco più alto. Gioca in difesa, bravo. Così si fa. Let's go. Muka muka. E Tomosaurus, bene. Sì, magari puoi avere difficoltà qualche turno, ma comunque i duelli più difficili arriveranno. Mi ricordo che ho dovuto ripetere un certo duello per 6-7 volte perché non ne voleva sapere il gioco di darmi carte buone, purtroppo. A volte capita che si inceppi lì e non voglia darti le carte. Oh, questo è forte, 1040. Molto forte, senza tributi tra l'altro. Ho messo un mostro elettro molto forte. Infatti serve a quello aumentare il livello del deck. Aumentare il livello del deck, la capienza, serve per giocare carte che richiedono un livello alto. Vai anche Rana la Poltiglia, proprio mio padre, Rana la Poltiglia. Guarda, per 10 life points proprio sei un pezzente. E poi 10, come c'è arrivato a 10? 1040, beh certo. Dai, Rana la Poltiglia, guarda, vincere il duello con Rana la Poltiglia è fantastico. 30 la capacità, buono, 1500 domino e lame del drago. Ok, questo posso usarla perché costa 95, però è un tributo. Ma non è male, dai. Accidenti, ho perso. Il mio deck di dinosauri era troppo scarso. Beh, che ci posso fare? Prendi questa carta. Yes. 4 locator cards. Vediamo un po' se possiamo andare da qualche altra parte. Dunque, lui l'ho sconfitto, ma non dà niente di che. Posso duellare contro questa macchina che ho sconfitto. Ecco, a questo punto andiamo al parco. Non ancora all'acquario, ma al parco. Allora, siamo al parco. Dovremmo sfidare sto tizio, ma finché non sconfiggiamo degli altri duellanti, lui non si farà avanti. Quindi... voglio sfidare il signor Underwood, quindi devo prima battere te. Ok, allora sfidiamo Weevil Underwood anche in questo episodio, perché sennò viene di 5 minuti e non si fa nulla. E anche questa è fatta.
Ora tocca ad Underwood. Dove si entra? Dove si entra da qui? Tu, elevatevi dai piedi. Va bene, allora, noi andiamo per le nostre locator cards. Il mio super deck di insetti ti vincerà. Che bella risata. Usiamo questa come ante. Vai. Tocca a me? Bene. Yeah. Vipera di fuoco, voglio vedere ora come la sconfigge. Ah, certo, se pesca però l'insetto parassita potrebbe infettarmi il mostro più forte. Anche se non penso infetterà il mostro più forte. O meglio, il mostro più forte ora per lui è la vipera di fuoco perché non può sconfiggermi con la vipera. Dato che dovrebbe. Eccolo. Dorian il doppio. Perché Doron? Strano. Allora va quella con l'attacco più alto, non quella che vince l'attributo. Strano che l'abbiano pensata in questa maniera. Ah, sì, mi ricordo sto mostriciattolo. Un po' paraculo questo. Ma non importa, mi sa che prossimo turno ci siamo, Tra l'altro mi ha regalato un mostro forte, mi ha regalato. Cioè, tu qui la giocheresti insetto parassita solo se sai di poter vincere. Boh, toh, ti vinco con la carta tua. Wow, Weewill. Bella, bel deck, bella partita. E anche regina degli insetti. Costo 12? Ah, perché due tributi ci vuole, certo. Ho perso contro un verme come te. Tu sei il verme. E stiamo a 5 locator cards allora. Bene. Molto, molto bene. Eh sì, non mi accetta la sfida. Eh già, devo sfidare qualcun altro qui. Comunque, nel prossimo video proverò a sfidare tutti quanti i duellanti e poi vedere se effettivamente qua il tizio con i piercing con l'occhio gigante mi vuole sfidare. La verità è che non mi ricordo il nome. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!